Ora, fammi sistemare qua. Ora, io non è che voglio dire che noi abbiamo fatto una gran partita e che meritavamo chissà cosa, perché no, non abbiamo fatto una gran partita puntuale, è arrivato di nuovo puntuale la sicurezza che se tu fai la partita dove devi fare il salto di qualità, il famoso salto di qualità, la toppi, è una roba che è sicura al 100%, tu la toppi. La partita del salto di qualità tu la toppi sempre. Sempre. Ogni volta. Se, ragazzi, se dovete giocarvi la schedina e il toro gioca una partita dove, che lo potrebbe portare tra settimo e ottavo posto, giocatelo perdente. Non giocatelo mai vincente. Perché beh, è sicuro. È sicuro. È sicuro che, non la si, che la si toppa quella partita. Partendo da questo presupposto, dove tu dovevi andare a Frosinone per vincere. Per vincere. Non perché il Frosinone. C'è cioè una presunta, e ribadisco, presunta, presunta, non sto dicendo che il Frosinone c'ha la rosa inferiore alla nostra, perché anche lì, anche nei video precedenti, a Bologna ho detto presunta e già tutti sono arrivati con ma perché devi dire che è facile? Non l'ho mai detto, non l'ho mai detto. Nonostante una presunta superiorità della rosa, perché è presunta superiorità della rosa, tu dovevi vincere, soprattutto perché se tu devi puntare all'Europa, se tu vuoi puntare all'Europa, tu queste partite devi vincere. E ogni volta è sempre lo stesso cazzo di problema. Arriviamo davanti all'area, abbiamo 6 km di corridoio libero per tirare e si cerca sempre il tocco in più, il passaggino in più, l'allargo che non serve e non si tira. E non si tira. Avremmo fatto, non so, 5 tiri in porta in tutta la partita? Forse, forse. Ma togliamo questo, partendo da questi presupposti, raga, ma io ho visto delle cose che sono state imbarazzanti oggi. Ma io ho visto cose che sono state imbarazzanti oggi. Ma io ho visto, raga, io lo dico per goliardia, perché lo dico per goliardia, ma io il culo del Frosinone oggi non l'ho mai visto. Un culo come quello che ha avuto il Frosinone oggi non l'ho mai visto. Raga, oh, sembrava di vedere una partita dell'Ultimate Team. Sembrava di vedere una partita della Weekend League dove tu provi ad andare avanti. Ma niente, i rimpalli ce li ha sempre a favore lui. Ce li ha sempre a favore. Poi il Frosinone ha giocato anche una gran partita, eh. Il Frosinone ha fatto anche una buona partita, ha fatto anche una buona gara. C'è da dirlo, c'è da dirlo. Non tolgo niente al Frosinone. Ma raga, cioè, davvero, ogni rimpallo lo vincevano loro. Cioè, com'è possibile una roba del genere? Com'è possibile? Com'è possibile una roba del genere? Poi, ragazzi, io dell'arbitro non ne parlo quasi mai. Quasi mai non ne parlo dell'arbitro. Non avrò parlato dell'arbitro se non 3 volte. Se va bene, forse 4. In tutto il canale potete andare a scorrere sul canale. Potete scorrere tranquillamente sul canale, le trovate, le contate sulla mano. Le contate sulle dita della mano quante volte ho parlato dell'arbitro io, eh. Ma raga, la direzione di Massimi oggi è stata da denuncia. Raga, è stata da denuncia la direzione arbitrale. È stata da denuncia. Raga, manca un rosso? Manca un rosso a Oyono? A Oyono perché ragazzi, a quanto pare, nuovo regolamento, c'è cioè un nuovo regolamento che dice che se tu a palla lontana tiri un calcio sul qui, non si vede, tiri un calcio qui sul ginocchio a un giocatore, non è cartellino, non è nemmeno giallo, quindi a quanto pare è cambiato il regolamento e noi non lo sapevamo, e noi non lo sapevamo, palla lontana non è niente. Vabbè, poi non mi voglio nemmeno soffermare tanto sul rigore non dato al Frosinone, perché se non ci fosse stato il fallo su Ricci prima, perché c'è stato fallo su Ricci prima, se non ci fosse stato quel fallo su Ricci prima, io l'avrei detto tranquillo, avrei detto sì, questo era calcio di rigore. Lo avrei detto tranquillo, ma senza. Se perché un minimo di onestà intellettuale ci vuole. Ci vuole. L'avrei detto tranquillamente, sì, questo era calcio di rigore. Ma visto che c'è stato fallo prima, quello non era rigore. Quello non era rigore. Quindi non ci provate neanche a venire a richiamare. Ma c'era calcio di rigore, non c'era. Non c'era, ok? Non c'era. Poi, ragazzi. Io lo dico da anni che i nostri giocatori sono dei rincoglioniti, ma quanto, oggi me l'hanno dimostrato, perché a quanto pare Bellanova arriva davanti all'area, corridoio di 4 km per tirare, e lui non è che tira, a quanto pare lui cade e si butta da solo. Lui a quanto pare cade e si butta da solo, non è che qualcuno lo spinge, non è che c'è un difensore che lo spinge in area e quindi sarebbe calcio di rigore, no! Cade da solo Bellanova, perché corridoio libero per tirare, tu cosa fai? Cadi. Mi sembra logico, mi sembra una cosa logica, no?
una cosa logica e realistica che un giocatore potrebbe pensare, no? No, 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 a quanto pare non è mica stato spinto, messo giù per una spinta, quindi c'era un calcio di rigore grosso come una casa, no, ma non dico niente sul primo rigore recriminato su Sanabria, perché sinceramente guardandolo a me non è sembrato, poi magari adesso riguardo i replay e dico che okay, questo è un rigore grosso come una casa, però sinceramente a me non è sembrato, io ricrimino più sull'ultimo, sinceramente. Per il resto, a parte queste cose, raga, si conferma sempre che noi la partita dove dobbiamo fare il salto di qualità, la toppiamo sempre. C'è un problema di testa, abbiamo un problema di testa, mentalità che non c'è, una mentalità che non c'è, non c'è. Perché se tu avessi un minimo di mentalità per dire questa, io vado in Europa, tu oggi scendevi in campo e te lo mangiavi il campo. Abbiamo avuto un'occasione netta, vivida, netta, che è stato nel primo tempo, il palo di Ilic, che se quella entrava non lo immaginare come sarebbe andata la partita se fosse entrata quella palla. Detto questo, io sinceramente non so nemmeno come chiamarlo sto video, se definirlo un po' spartito, se definirlo uno sfogo, perché sono tante cose che cozzano, ci sono tante cose che cozzano, quindi non lo so, lo chiamerò sfogo post-partita, cazzo ne so. Ora, testa alla prossima partita che abbiamo in casa, mi sembra contro l'Empoli. Mi sembra che siamo in casa contro l'Empoli, non vorrei dire una boiata. Però, raga, la prossima è da vincere. Ragazzi, la prossima è da vincere senza scuse, senza se, senza ma. Ma tanto so già come finirà, quindi faccio che mettermi ora l'anima in pace.